sta proseguendo la lavorazione del documentario sulla Grande Guerra per onorare i caduti ispresi. Siamo questa sera con il Coro Fiocco di Neve, che è un'istituzione isprese che esiste da tanto tempo e che tutti a Ispra conoscono ed apprezzano. Siamo in compagnia di Giulio Scarton e di Roy Di Leo, che sono rispettivamente il maestro del coro e il presidente del coro Fiocco di Neve. Da quanto tempo esiste il coro Fiocco di Neve a Ispra? 1965. Qual è il vostro repertorio? Il nostro repertorio, all'inizio abbiamo cominciato con i canti alpini, completamente alpini come quello come l'altra volta, così. Poi abbiamo cominciato con canti folcloristici e adesso entra un po' di tutto. Abbiamo qui a Ispra un Giancarlo Bregani che è di genitori spresi e abbiamo qualche canto suo, poi abbiamo qualche canto che ci ricorda il Lago Maggiore. Chiediamo al presidente Di Leo, il coro in questi anni ha raggiunto anche dei traguardi abbastanza importanti, si è esibito in tanti posti, non solo a Ispra, ha girato parecchio. Siamo andati nel North Carolina, siamo andati in Moldova, dove abbiamo cantato nel teatro dell'Università Dante Alighieri. Qual è stata l'esibizione che vi ha emozionato e che vi ha dato maggior soddisfazione in tutti questi anni? Ce ne sono tante, ecco, quindi mi ricordo per esempio quando siamo stati in America, che siamo stati molto applauditi, anzi, devo dire la verità, eravamo diversi cori e la nostra soddisfazione è che quando abbiamo fatto il concerto finale hanno chiesto a me di dirigere tutti i cori. Quali caratteristiche bisogna avere per entrare nel coro Fiocco di Neve di Ispra? Il motto del coro Fiocco di Neve è Amici per cantare, quindi noi si inizia, si fa un tirocinio e poi pian piano si viene inseriti nel coro. Prossimo appuntamento del coro Fiocco di Neve pubblico? Il 26 maggio siamo a Bardello, una rassegna che si fa ogni anno con cori della Lombardia e noi da 9 anni rappresentiamo la provincia di Varese. A presto per un'altra fase della lavorazione del nostro documentario.